viva la provincia di Pesaro-Urbino e viva le Proloco! Prime a farlo in Italia, le 68 Proloco della provincia di Pesaro e Urbino si sono riunite domenica, nel rispetto delle norme di sicurezza, al Pala BCC di Fermignano. Un'assemblea straordinaria convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, per l'elezione del comitato provinciale e la discussione della ripresa delle attività dopo l'emergenza Covid-19. Approvato all'unanimità il rinnovo della presidenza Damiano Bartocetti, che guiderà per altri 4 anni il Consiglio Provinciale Umpli, insieme al team che ha saputo rendere fondamentale l'impegno dei 5.000 soci delle Proloco. Soddisfatto della fiducia, Bartocetti ha illustrato i risultati raggiunti. Il bilancio 2019 è stato chiuso con un più 5% rispetto all'anno precedente. Numerose poi le iniziative messe in campo dal Comitato. La punta di diamante rimane il Natale che non ti aspetti, che nell'ultima edizione ha riunito in un'unica proposta le iniziative di 18 territori, raggiungendo oltre 300.000 visitatori. Da marzo invece, come ha spiegato il presidente, sono stati annullati circa 400 eventi a Pesaro e Urbino. Appena c'è stato possibile abbiamo ripreso il nostro lavoro, ha detto, a partire dall'accoglienza turistica. Ora siamo pronti a dare il nostro contributo per la fase 3. La prima assemblea in Italia e anche il primo presidente ad essere eletto dopo il Covid in Italia, quindi abbiamo sempre il primato e siamo sempre in prima fila. Beh, una grande soddisfazione, un grande orgoglio per le nostre Proloco, per il nostro territorio. Poi oggi doppio orgoglio per così l'encomio arrivato dal Consiglio regionale delle Marche, dal vicepresidente che riconosce l'impegno di questi 4 anni nella mia persona. Beh, una grande giornata straordinaria, ma soprattutto il pensiero che rivolgo alle nostre Proloco e ai nostri volontari, alle nostre famiglie per l'impegno, e un grazie di cuore al vicepresidente del Consiglio Renato Claudio Minardi, che da sempre vicino al territorio, da sempre vicino alle Proloco, da sempre un grande padrino e ormai lo possiamo definire anche un presidente onorario delle Proloco della nostra provincia. E Minardi, che era presente alla riunione, ha consegnato a Bartocetti, a nome dell'Assemblea regionale, il riconoscimento per l'encomiabile impegno speso in 4 anni con grande passione e abnegazione a servizio della comunità. Un importante esempio di volontariato e rappresentanza di tutto il sistema delle Proloco. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra. Le Proloco, l'Umpli provinciale, l'Umpli regionale e la Regione Marche, per fare di questa nostra regione una potenza dal punto di vista turistico. Le Proloco sono un presidio del territorio, una presenza del territorio che è indispensabile, che altrimenti rischieremmo di impoverire. Ecco, le Proloco sono una grande realtà, quindi grazie al lavoro che fanno tutti i volontari, di presenza sul territorio e di servizi sul territorio, e grazie anche a chi li coordina. Damiano, io l'ho sempre definito una macchina da guerra, uno che ha una grande passione e che in questa terminologia racchiude tutta la bellezza e la bontà di fare qualcosa per gli altri.